Ci vogliamo provare? Ok. Non so da dove iniziare. Tu capisci perché voglio restare a Milano? No. Carlo, non mi sembra un buon modo di iniziare questo, però. Non so che cosa dire. Tu avevi accettato di passare dei periodi qua. Ne abbiamo parlato, eravamo sposati e parlavamo di tante cose, di trasferirci in America, di comprarci una credenza, un sideboard dietro al divano, ma non abbiamo mai fatto niente. Tu hai rifiutato la residenza che ci avrebbe permesso di passare qua un anno. Non era quello che volevo, perché avevamo una compagnia, una vita bellissima dove eravamo, ti ricordi? Una vita bellissima, per Sì, te quella era una vita bellissima. e non parlo del nostro matrimonio, ma della vita a Roma professionalmente. Non ho mai desiderato nient'altro, Ecco, lo vedi quindi. qual è il problema? Ma Qual è? ti senti? Io ero tua moglie. Avresti dovuto considerare almeno una volta la mia di felicità. Tu eri felice, hai deciso dopo di non esserlo stata per capriccio. Vabbè, tu adesso hai un lavoro qui, giusto? Mio figlio è qua. Il mio lavoro è qui adesso. Sì, io ho accettato di mandare Enrico a scuola qui solo per la tua serie TV, di modo che quando avresti finito saremmo ritornati tutti a Roma. Ma questa cosa l'hai decisa tu? No, Quando mai l'abbiamo detta? l'abbiamo detto invece. Ma Ci quando? abbiamo parlato una volta al telefono, l'abbiamo deciso insieme. Amore, fammi finire, per favore. Dici. Io pensavo che se a Pensavo. Enrico fosse piaciuto stare qui, ascoltami. Sì, dimmi. E la mia serie TV fosse andata avanti, magari saremmo potuti restare qui un pochettino. Io non ero completamente incluso in questo Ma argomento. non è vero, tu Non volevi so, ma non restare l'hai a Roma detto. solo per un capriccio, perché non esistono desideri oltre ai tuoi. Parliamo di desideri, quindi neanche tu ti volevi sposare, volevi un'altra vita, volevi un altro mondo. Vabbè, è andata così, che dobbiamo fare? Questa è la vita. Che ci vuoi fare? Capita a tutti. E che facciamo adesso? Non lo so. L'avvocato dice che non si torna più indietro. La stronza. La odio. Ma quanto mi sta sui coglioni. Cioè, poi ha detto che. Cosa ha detto quella volta? Che io stavo qui quando poi non era vero. Come hai potuto fargli dire quelle cose? Come Gliele hai imboccate potuto? tu? Ma dai, perché il tuo avvocato non ne ha dette di cose su di me? Il tuo di più. Mio di più! E tu non mi hai detto che sono un'alcolizzata? Sì, vabbè. Ho trasformato la mia vita in un inferno. E tu la Un mia vita da inferno. sposati? Ma perché adesso era una vita di inferno la nostra, era una vita da Sì, sposati. era una Sì, vita d'inferno e tu farei una passare vita la stessa cosa a d'inferno. Enrico Sei per un tuo capriccio, romantica. per ottenere di nuovo quello che vuoi. No, quello che voglio, era quello che era, che era la cosa migliore per lui. Ah, la cosa migliore per lui! Guarda, mi chiedevo quando finalmente avresti tirato in ballo la felicità di tuo figlio, Ma sono schifosa. Ma vaffanculo, vai, vaffanculo tu! vaffanculo, sta stronza. Vaffanculo tu! Quando finalmente ti svegli e considererai la felicità di tuo figlio, capirai che lui preferisce stare qui.